Diamo un po' di risposte. Sì, io poi lascio sulla sanità, visto che c'è in sala un giornalista che mi sta facendo domande via Twitter. Gli rispondo. Ma io penso, insisto, io penso che questa vicenda sia una vicenda che coinvolge i consiglieri del genere, sia una vicenda che si chiarirà, ma insisto, non siamo tutti uguali neanche nell'affrontare questa vicenda. Io faccio presente che martedì presenterò i magistrati esattamente come tutti gli altri, credo gran parte di noi, una memoria in cui spiegheremo ogni cosa che ci chiedono di spiegare, nel senso, perché riteniamo che un pranzo sia un pranzo di lavoro e con chi avevo mangiato, e perché un albergo a Roma è un soggiorno legato a un impegno di lavoro. Lo faremo tranquillamente, cosa che per esempio la Lega non ha fatto. Mi risulta che la Lega si sia rifiutata di, o almeno, non so se qualche singola legge, però si era rifiutata di comparire. Io penso questo, io penso che un pranzo, che la differenza non è tra chi va a mangiare, penso che la differenza sia se c'è un pranzo di lavoro, quel pranzo, e si è in grado di dimostrarlo, o se invece si mangia tutti i giorni, magari in 20, o tre volte alla settimana, magari in 20, nello stesso ristorante, a spese della regione. Non è la stessa cosa. Chiunque lo faccia sbaglia, che sia del PD o che sia del PDL o che sia della Lega. Dopodiché, io insisto, non siamo tutti uguali. Il signore che mi interroga mi dice: come vi permettete di parlare di malaffare voi, che è proprio questo il meccanismo che non è tollerabile. Noi parliamo di malaffare e denunciamo il malaffare e non siamo uguali, perché Penati, io insisto, Penati oggi non è candidato al Senato al secondo posto come Formigone, ma Penati è stato cancellato dalle liste del partito. Non è più, da quando è per la vicenda del gruppo del Partito Democratico. Anche su questo ci siamo comportati in una maniera diversa. Non è uguale. Se uno pensa che faccia bene Formigoni, bene, ma non è uguale. Non è uguale. E insisto, c'è stato il malaffare. E insisto, non siamo tutti uguali, perché io e la Sala e altri l'abbiamo combattuto il malaffare. E se dopo 3 anni è finita questa legislatura, non è solo merito dei magistrati, ma è anche merito nostro, che abbiamo fatto una battaglia lì dentro e l'abbiamo combattuto. E adesso, se mi permette, sentirmi associato a chi ho combattuto per questa vicenda mi fa schifo, non è giusto, è profondamente sbagliato. O vedere giornali raccontare cose sbagliate, come l'albergo da un pernottamento a 380 euro, che non è vero, perché è la somma di 2 pernottamenti a Roma, e tutti sanno che a Roma quello è il costo, tanto per avere un dato un po' eclatante da mettere come la Nutella, da mettere sui giornali. Io credo che non sia... capisco che c'è un tentativo mediatico da una parte di dire sono tutti uguali e dall'altra parte magari di dire vabbè, siccome sono uguali anche quelli lì, c'è la Nutella, allora va bene tutto, va bene la Maugetti, va bene San Raffaele, siccome c'è Penati va bene tutto, va bene l'Andrangheta. Cioè, questa cosa è inaccettabile e io penso che su questa cosa dobbiamo rivelarci, e io continuo a rivelarmi.